Buonasera, siete pronti per tuffarvi in una nuova onda piena di arte? Dopo aver visto la forma semplificarsi, colorarsi vivacemente e scomporsi, questa sera la vedremo prendere vita e muoversi nelle originalissime opere della terza violenta, polemica ed incendiaria avanguardia storica che vuole assolutamente rompere con il passato, anzi con il passatismo, come lo definì il fondatore del movimento Filippo Tommaso Marinetti, perché a suo avviso l'Italia ha urgente bisogno di futurismo. Nel febbraio del 1909, infatti, sul giornale francese Le Figaro viene pubblicato il Manifesto del Futurismo, un programma di pensieri, convinzioni ed intenzioni di un gruppo di artisti che, in modo provocatorio, schierandosi contro tutto ciò che rivendica la centralità delle tradizioni, esalta il progresso. Il movimento, il dinamismo, la bellezza della velocità. Per i futuristi, un'auto lanciata in corsa è più bella della Nike di Samotracia. Esaltano la violenza, la ribellione, la lotta. Non vi è bellezza se non nella lotta. La guerra, che viene considerata la sola igiene del mondo. C'è da dire che però ancora non siamo arrivati allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Quindi l'obiettivo del futurismo è rinnegare il passato. Il tempo e lo spazio morirono ieri. Distruggere le biblioteche, le accademie, i musei, che vengono paragonate ai cimiteri, con un'unica concessione: portare un omaggio di fiori una volta all'anno alla Gioconda. Fino ad arrivare a distruggere anche la sintassi, mettendo le parole in libertà. Nel 1910 viene pubblicato il Manifesto dei pittori futuristi e quello tecnico della pittura futurista, in cui viene disprezzata ogni forma di imitazione e viene esaltata la creatività e l'originalità, anche se temeraria, anche se violentissima. E viene abolita la prospettiva tradizionale per moltiplicare i punti di vista, quindi per esprimere il dinamismo e la compenetrazione del soggetto nello spazio. E quindi i soggetti delle opere futuriste sono quelle che esprimono appunto il movimento, quindi treni in corsa, risse per la strada, animali in movimento, che vengono quindi rappresentate con linee ritmiche e ripetitive, sequenze spezzate, forme sfocate, immagini divise in fotogrammi, i colori sono accesi e contrastanti, spesso complementari, proprio per rendere luminose e vivaci le opere. Tra i maggiori artisti ricordiamo Balla e Boccioni, Russolo, Severini. E con Boccioni, per esempio, si raggiungono i vertici della resa del dinamismo nel suo capolavoro scultoreo Forme uniche della continuità dello spazio, un'opera talmente importante da essere stata scelta per decorare il retro delle nostre monete da 20 centesimi. Qui Boccioni vuole andare oltre l'arte immobile della scultura e rappresentare un uomo impegnato in una corsa con linee curve, forme concave e convesse che trattengono e riflettono la luce, e assumendo quindi forme aerodinamiche con il corpo che continua nello spazio, come suggerisce il titolo. Nell'arte futurista, quindi, il dinamismo è talmente esaltato da far apparire le opere quasi astratte. Ma qui il discorso si complica e c'è bisogno di un'altra onda d'arte. A presto, ciao!